Noi in Bocconi abbiamo recentemente condotto un progetto di ricerca che era volto appunto a capire quali fossero le prassi e lo stato dell'arte del tema digital procurement in Italia. È stato un progetto che ha toccato un centinaio di imprese con oltre 600 progetti. Sono emersi alcuni dati interessanti, e cioè innanzitutto una copertura end-to-end dei processi di procurement. La direzione acquisti e il CPO devono prendere la leadership di una copertura totale di tutte le relazioni con i fornitori. In secondo luogo, una ricerca di connessione di tutto l'ecosistema, e cioè questi progetti digital non sono solo volti a integrare la propria base fornitori, ma sono volti a integrare anche soggetti esterni con diverse informazioni che possono comunque aiutare al processo decisionale all'interno della direzione acquisti. Yungo è coerente con questo scenario. Innanzitutto Yungo lavora sui processi collaborativi e quindi in qualche modo lavora nell'avvicinare il network di imprese dell'azienda e avvicinare la direzione acquisti con chi governa le decisioni all'interno del fornitore. In secondo luogo, Yungo sta lavorando in termini di flessibilità a gestire quello che è uno dei temi principali in questo momento, che è la flessibilità del parco fornitori. La volatilità della domanda porta in qualche modo ad avere delle criticità rispetto alla gestione degli ordini verso i fornitori, e Yungo in questo contesto, diciamo, abilita una serie di attività e decisioni proprio sulla logica di gestione della flessibilità. Supply chain manager e direttore acquisti nei prossimi 5 anni devono prendere in mano i processi di innovazione sia della supply chain intesa come business e relazione con i fornitori, ma anche della leva digitale legata ai processi di acquisto. Questo è un aspetto che alcuni direttori acquisti vedono come secondario rispetto alle loro attività. Ecco, devono diventare leader in questo. In secondo luogo, la ricerca che abbiamo condotto ci ha mostrato dei dati come il 40% delle aziende che fanno progetti digital in ambito supply chain e procurement utilizzano dei cloud verticali per la gestione dei progetti. Ecco, usare un fornitore e un software in cloud ed avere dei verticali e quindi dei fornitori dedicati a particolari processi porta a un nuovo dialogo con questi fornitori. L'azienda cliente deve stimolare il vendor, deve collaborare con il vendor al fine di sviluppare nuove soluzioni, ma anche al fine di integrare alcune tecnologie che sono più o meno mature oggi all'interno dei processi di acquisto. Parlo di artificial intelligence, parlo di blockchain, parlo di tutti i sistemi di analytics, che in qualche modo sarà il vendor a portare all'interno della piattaforma in cloud.